metà, circa metà, un terzo di questi. Elisa, lo chiedo a te, ovviamente alla tua ospite. È vero che un terzo o la metà dei cani di questa razza torna agli iniziali proprietari, agli allevamenti? Quante volte ti è capitato? Ma pochissime volte, sinceramente. A me è capitato, sarà capitato in 8 anni, 5-6 volte, ma non di più, di cui un paio di volte per problemi proprio personali e seri da parte dei proprietari. Io volevo dire un'altra cosa, se mi è permesso. Sì, è importante la questione spazio. Perché per carità quella è una cosa importantissima per tutti gli animali, hanno bisogno dello spazio, hanno bisogno comunque sia del movimento, ma posso assicurarvi che questi cani qui sono dei cani morbosamente attaccati alla famiglia, perché c'è il concetto branco. Pertanto, riallacciandomi al discorso di quello che è successo, ci sono ancora delle indagini in corso, sono ancora aperti, pertanto è inutile arrivare a una conclusione e parlare che hanno sbagliato i cani, perché non è vero, nel senso, finché almeno non sono state chiuse le indagini, noi non possiamo accertarci. Probabile pure che quello che, parlando anche tra di noi, che questa povera signora si sia sentita male e i cani, per aiutarla ovviamente, magari hanno avuto delle reazioni un pochino diverse. Esatto, però noi non lo sappiamo. Cioè, la signora si sente male, il cane la sbrana per aiutarla. Non è né la colpa agli altri. Questo devo dire, dobbiamo rimanere neutri. È ancora peggio. Però perché, non so se sinceramente, la mordono per aiutarla. Io non parlo da no, la sbrana. Non parlo da, cioè, parlo da una però persona che vive sul 24 banco degli imputati. 24 non c'è. Certo, però sul banco degli imputati non ci sono i cani, c'è una persona che è indagata per omicidio colposo, che sì, è la gestione del cane, non è che adesso il cane stiamo parlando colpevole. Non è che vedete il cane in tribunale, no, ma la il cane verrà o affidato, qualcuno dice che rischiano di essere soppresso. No, ma la insomma, signora voleva, la levatrice voleva dire una cosa io diversa, se mi l'attenzione. Lei voleva spiegare che siccome comunque gli animali hanno una componente irrazionale che non è sì, il certo, nostro, ecco, per cui magari può essere stato che un gesto, un qualcosa eccetera è stato interpretato in un modo diverso, perché poi noi dobbiamo non sì, dimenticare sì, mai ma che sono animali e quindi possono essere imprevedibili. Adesso lo chiediamo, ci sono in collegamento i due avvocati, no? Di Luca Polita e Dante Libra, i legali della famiglia. Sera, buonasera a tutti. Buonasera della signora. Ma credo che l'indagine, avvocato, mi corregga se sbaglio, andrà in un'unica direzione, cioè cercare di capire se la morte è avvenuta per cause naturali e in seguito se i cani si sono accaniti sulla signora, oppure, anzi contemporaneamente, se ci sono delle responsabilità nella gestione di questi animali. Guardi, lei mi ha tolto le parole dalla bocca, così come l'allevatrice, nel senso che siamo in una prima fase, che è quella tecnicamente delle indagini preliminari, in cui vige il segreto istruttorio. Ad oggi noi non abbiamo ipotesi in campo, non vi sono delle prove tali che possano portare in un'unica direzione. Tutto ciò che è stato detto e che si è letto anche in maniera un po' estemporanea su alcuni siti online, ebbene, sono valutazioni premature. Io non entro nel merito delle indagini, perché come lei ben sa, le indagini e le assunzioni delle prove non avvengono chiaramente in TV, ma avvengono nelle opportune sedi, quindi nei tribunali. Ad oggi io posso dire solo una cosa, che i cani vivevano con questa signora che purtroppo è deceduta, la quale signora esercitava su questi cani una sorta di detenzione, una signoria. Vi era un rapporto stretto tra la signora deceduta e i cani, al di là che poi all'anagrafe canina i cani fossero registrati a nome esclusivamente della figlia. Dopodiché mi corre l'obbligo anche contestare alcune cose che ho sentito. Ad esempio, si parla di falso pedigree. Noi ad oggi ancora non abbiamo... Non è stata neanche espletata la perizia veterinaria su questi animali, quindi parlare di falso pedigree quando ancora non sono stati effettuati test genetici e quant'altro, mi sembra che stiamo correndo un po' troppo con delle affermazioni, con delle uscite che andrebbero... Però dire solo una cosa, mi scusi,
cioè al netto sì. di tutte queste cose, per carità, faranno le indagini, gli approfondimenti, verrà fuori CSI, quello che volete, ma c'è una signora o che è stata sbranata e uccisa o che è morta ed è stata sbranata. Cioè, questo è un dato, no? Quindi non è un atteggiamento appunto, normale. Appunto. Noi abbiamo dei Jack Russell, non abbiamo mai visto una roba del genere, che uno sviene in casa e viene aggredito e mangiato aspetti, vivo. Aspetti, però, aspetti. No? Perché sennò iniziamo a... Io capisco che non sia colpa dei cani, ma la gestione di questa cosa qui, quindi lo studiare un sistema, perché delle gestioni, una malo gestio di alcuni animali che sono più impegnativi. Io ho avuto un pastore meremano abruzzese, l'ho riportato in campagna perché facevo fatica a Milano a gestirlo. Si tratta di buon senso, sì, non è che si tratta di cose diverse. Mi faccia finire il ragionamento. Sì, certo. In un'indagine... Una donna morta, comunque, no? Se no... Siamo qui a difendere i cani, che mi sembra neanche... L'unica cosa che possiamo dedurre allo stato attuale è che c'è questa povera donna morta e che la famiglia merita rispetto. Ora, aggiungere a conclusioni così affrettate dopo 20 giorni di indagini, che oltretutto sono indagini coperte dal segreto istruttorio... Che la figlia sia molto disperata adorata, perché è morta certo, la madre, più che vorrei, perché i cani l'hanno mangiata e poveri cani. Adesso mi scusi, io sto in un mondo... Magari mio, no, nel mondo di Amelie, ma la figlia, cioè, una figlia penso che sia disperata per questo. Disperata, ovvio, ha perso la madre. Punto. Sarà sicuramente disperata. Resta la domanda: perché di 5 cani di questa taglia, di queste caratteristiche, in un appartamento a 50-60 metri posso quadrati? Io posso solo immaginare che. Aspetti, Presidente, mi faccio sentire il professor Meluzzi, perché poi l'altro aspetto della vicenda sono anche le minacce di morte a Rondolino. Cioè, si può arrivare, diciamo, a uno scontro così feroce. Per il semplice reato di opinione, cioè uno dice una cosa che va contro quello che è il sentimento comune, quindi lo minacci di morte, una pallottola in testa, insomma, stiamo parlando di un fatto di cronaca che ha un inizio e una fine che è drammatico, ma insomma non ha... Ci fa riflettere sull'universalità della scienza etologica e dei grandi maestri dell'etologia come Coral Lawrence nell'Anello di Re Salomone o nell'Uomo incontrò il cane o Haif Eichfeld, per esempio, hanno applicato anche al comportamento umano. Cioè c'è una dimensione etologica del comportamento umano. Lo si vede in politica, lo si vede nei media, lo si vede nelle relazioni interpersonali. Cioè c'è una componente animale in noi, nel senso migliore del termine, no? Che la parola animale deriva dalla parola anima, e che però ci mette di fronte ad avere un cervello rettiliano, un cervello mammifero, un cervello tipicamente umano, e quindi ad avere dei complessi di reazioni che quando gli uomini si riuniscono in un branco, e in qualche modo anche il Parlamento è un branco, anche un'assemblea di condomini è un branco, anche un'aula scolastica è un branco, scattano delle dinamiche rispetto alle quali... Il branco sono una famiglia, a questo punto il branco sarà quello degli uomini. No, perché Brambilla si lamentava. No, però è vero. Però dopodiché, purtroppo, la rete, abbiamo visto che è sempre purtroppo teatro di minacce, di eccessi, di cose. Ma io volevo, lasciatemi in 3 secondi dire una cosa importante, non me ne voglia anche l'allevatrice brava di lupi che abbiamo in collegamento, però una volta di più io vorrei ribadire, ma perché bisogna andare a comprare un cane, pagandolo anche dei soldi, quando abbiamo i canili pieni di cani che sono nati per la strada, che sono stati abbandonati, che hanno bisogno di trovare una nuova famiglia, dove ci sono anche i volontari dei canili che possono consigliare le persone circa il carattere del cane a seconda di se è in casa un anziano, un bambino, la casa al giardino, è piccolo, grande, cioè salviamo canili, tutti questi cani che hanno Italia bisogno grande, di una famiglia di cani, anche, che, ecco, ma appunto ma in un canile c'è il volontario, sono cani che certo. hanno magari subito degli no, abusi no 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 perché delle, il canile poi li certo però in canile noi li recuperiamo e per cui hanno certo. degli addestratori che se hanno avuto dei passati violenti li fanno ritornare cani perfettamente equilibrati e soprattutto c'è un personale che può consigliare alle persone il cane più adatto, insomma invece di spendere anche dei soldi che comunque è un altro fatto per acquistare un cane, perché non adottate tutti i randagi d'Italia? Guarda, ce n'è di tutti i tipi, bellissimi, anche grandi come evidentemente a volte sono richieste d'Italia e quant'altro, perché va bene, anche Rondolino, questo, ma dobbiamo, al di là di questo appello credo che molti Rondolino sia d'accordo con me, condivideranno. No? Non so dove prende i cani Rondolino. Sì, no, credo vabbè, di sì. Adesso uno può anche prenderne uno di razza, però voglio dire, sì. con i canini pieni. No, rispondo volentieri perché sono perfettamente d'accordo. A parte che io stesso faccio il volontario una volta alla settimana nello stallo qua del paese, si chiama Pasqualina in Frenza, ha una sua pagina Facebook, se volete sottoscrivere, dare qualche euro, siamo molto felici.
I miei cani sono tutti adottati, anche Shylock. Shylock era il mio lupo cecoslovacco che poi ho dovuto cedere a un addestratore professionista per una serie di problemi che adesso non vi racconto. Anche Shylock è stato, era un cane abbandonato, cioè attraverso, era un lupo cecoslovacco che, la cui famiglia, diciamo, di origine non era in grado di gestire. Io ho sopravvalutato me stesso e l'ho aggiunto al nostro branco, di cui fanno parte due pastori maremmani abruzzesi meravigliosi, entrambi adottati, cioè abbandonati dalle, in mezzo alla campagna dei pastori, e una meticetta che anche lei trovata in paese e raccattata. E, dopodiché io non sono, scusa, un'ultimissima cosa, che è un tema importante. Io non sono contrario agli allevamenti, perché gli allevamenti di per sé possono invece, hanno anche, diciamo, una funzione di tutela delle linee di sangue, eccetera. Sono contrarissimo agli allevamenti fai da te, tipo quello di Grugliasco, sono contrarissimo alla vendita di animali online o nei negozi di animali, sono contrarissimo alla vendita di animali di cui non si conosca perfettamente l'albero genealogico, almeno di 5 se non 10 generazioni, perché in questo modo qua noi creiamo dei mostri che soddisfano il nostro gusto estetico, ma che dal punto di vista caratteriale e comportamentale producono disastri, piccoli o enormi, perché Grugliasco è la punta dell'iceberg, ma diciamo ci sono molti altri casi di danni di ogni genere. Dal punto di vista dell'animale io dico questo, a me abbiamo sempre detto è colpa degli uomini, ma certo che è colpa degli uomini, perché appunto noi creiamo dei Frankenstein che poi non sappiamo gestire, ma anche il barboncino ha bisogno di avere una situazione, un tipo, un ambiente, un rapporto gerarchico strutturato, perché altrimenti impazzisce e si mette a mordere le gambe delle sedie, perché è una, che è molto poco rispetto a Grugliasco, ma potrebbe sì, essere un problema per uno che sì, abbia le sedie in casa. Professor Meluzzi, Guardate che se non ci fosse, se la specie Canis Canis non si fosse evoluta in specie, insieme alla specie Homo sapiens sapiens, non esisterebbero neanche i cani, cioè sarebbero ancora sciacalli, coyote, lupi, questa miscela. L'uomo si è coevoluto insieme al cane negli ultimi 50.000 anni, dal Pleistocene ad oggi, e quindi è chiaro che la dimensione dell'allevamento è una dimensione connaturale alle due specie. È importante che quando si utilizzano i cani per delle cose che servono gli umani, o si utilizzano gli umani per delle cose che servono i cani, come per esempio nella pet therapy, che è una cosa molto utile, perché bisogna dire che i cani fanno benissimo alla salute umana, migliorano la pressione del sangue, aumentano le difese immunitarie, le persone che hanno un cane tendono a vivere più a lungo di quelle che non ce l'hanno, e chiunque abbia avuto cani tutta la vita come me, di tutti i tipi, di tutte le razze, senza razza, sa che il cane è una potentissima terapia. La pet therapy è un'efficacissima terapia, ma non solo in campo psichiatrico. Bisogna che ci sia qualche esperto che si occupa non solo della salute dell'uomo, il medico, lo psicologo, lo psichiatra, il neurologo, il cardiologo, ma ci vuole qualche veterinario che si occupi della salute del cane che fa la terapia dell'uomo. Per questo è fondamentale. Ma comunque uomini e cani, grazie a Dio, si sono evoluti insieme negli ultimi 50.000 anni, e questa è la ragione per la quale il nostro cervello vibra con una frequenza più vicina a quella del cane che a con quella della scimmia, dello scimpanzé bonobo, dal quale ci divide soltanto lo 0,6% del genoma. E secondo me se non diamo, ecco proprio la dimostrazione di esserci evoluti tutti quanti, ma anche cani. Però sicuramente è così. Pedulla, però non abbiamo sentito la tua esperienza con i cani. Anche tu hai cani di grossa taglia? No, piccoli li ho avuti, piccoli. Però. Io sui cani c'è una cosa che sento fortemente di voler dire. L'evoluzione di animali e uomo non ha proceduto, credo, sullo stesso binario, perché se è connaturato, è storico che l'uomo ha cercato di modificare gli animali, vale per gli animali da soma, per i cavalli, per renderli più veloci, più potenti. Nel caso degli animali e dei cani, questo è stato fatto in modo molto, molto scientifico. È il caso proprio dei 5 cani che hanno sbranato la loro padrona è un po' una punta di un iceberg, di un... Se per questo con i cavalli ancora di più. Se per questo con i cavalli ancora certo, di più. Certo, con i cavalli ancora di più, esattamente. Allora, il tema qual è? Chi è il vero animale? L'uomo o l'animale, cane o gatto che sia, che tanto fa bene poi alle persone, alle famiglie, nella vita domestica? Io su questo tendo a assolvere il cane e il gatto più che l'uomo, e mi riferisco a quei piccoli comportamenti che tanti proprietari di animali continuano a sottovalutare. Abbiamo parlato del business vergognoso della vendita degli animali con pedigree e di razza, ma vogliamo dire qualcosa su quei padroni di cani, soprattutto quelli di grosse dimensioni, che
che continuano a portarli in giro senza la museruola. Ce ne sono tantissimi, li si vedono tantissimi nelle città. Vogliamo parlare dei padroni di animali che non puliscono quando gli animali giustamente, naturalmente, sporcano per la strada. È uno dei grandi problemi che rende sotto l'aspetto del decoro e della pulizia delle nostre città purtroppo spesso impraticabili. Però possiamo dire, gli animali, possiamo dire in chiusura, assorbiamoli sempre. L'uomo un po' meno. Ecco, possiamo dire in chiusura, anche perché c'è un'immagine molto bella che vorrei che la regia riproponesse di questi cuccioli, che però diventa ancora una volta fondamentale educare prima di tutto l'uomo e poi sicuramente il cane, fermo restando che l'abbiamo detto, l'hanno detto gli esperti, i cani vanno trattati, un certo tipo di cani va trattato in un certo modo, non si può pensare di allevare un cane che ha delle potenzialità di un certo tipo esattamente come alleveresti un barboncino nano, così come è fondamentale, lo ricordava anche Rondolino, quello di non affidarsi agli improvvisati ma andare sempre dai professionisti quando si decide di comprare un cane o da un canile quando si decide di adottarne uno.